Alfredo Peri, assessore regionale alla mobilità e alla programmazione territoriale e urbanistica, impegnato ovviamente in questo caso insieme agli altri assessorati, insieme alla regione, alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma. Come regione siamo impegnati in questa fase alla definizione del progetto di legge per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto dello scorso maggio. In questo caso stiamo cercando di trasformare in testo legislativo, normativo, un'esperienza che nel frattempo ha già prodotto una serie di risultati. Il metodo scelto, come noto, è quello di una fortissima cooperazione fra istituzioni, facendo leva prevalentemente sulle autonomie locali, quindi i comuni che sono stati protagonisti della primissima fase di emergenza a seguito del terremoto devono, questo è l'impianto della legge, essere i principali protagonisti del processo di ricostruzione. Da questo punto di vista non possiamo che partire dalla conferma degli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e territoriale esistenti in quei territori e facendo leva su quella dotazione pianificatoria attraverso la fotografia che deriva dalle conseguenze del sisma, procedere con una strumentazione straordinaria, adeguata alla situazione, dotare le amministrazioni di ciò che serve per avere una visione d'insieme sulle necessità, sul fabbisogno, ma avendo anche ben chiaro qual è l'obiettivo, cioè qual è l'approdo finale che si vorrà raggiungere, avendo chiaro fin dall'inizio, e questa è l'interlocuzione che abbiamo avuto anche con i sindaci e con le province, che il terremoto è insieme un dramma e anche l'occasione per ridefinire la qualità dei nostri insediamenti, la qualità urbana, anche la qualità sociale che ne deriva, cercando di procedere nella ricostruzione attraverso un forte processo che riguarda sia i centri storici che le zone rurali, con un'attenzione ancora più di dettaglio sul patrimonio storico, monumentale e architettonico, sia di proprietà pubblica che di proprietà privata, cercando di perseguire quindi alla fine un risultato che è l'avere dei comuni, dei territori, delle comunità che attraverso una maggiore sicurezza dell'edificato riescano anche a ricostruire una qualità urbana e una qualità territoriale molto più efficace di prima. Questo vale sia per il patrimonio edilizio abitativo che per ciò che riguarda tutto il sistema delle attività produttive che è stato uno dei più pesantemente colpiti. Progetto di legge che ha già iniziato il suo iter e contiamo di portare all'approvazione dell'Assemblea legislativa entro le prime settimane del mese di dicembre, quindi senz'altro entro la fine dell'anno.